Il COSV opera in Medio Oriente dal 2003. Questa è un'area geografica indubbiamente spesso colpita da crisi, con un alto grado di instabilità e che arriva all'attenzione del pubblico italiano e del pubblico europeo spesso per vicende di guerra, di terrorismo, di violenza, più che per qualsiasi altro motivo. Tutto al più il pensiero può scivolare indietro di qualche migliaio di anni e, in una visione molto autoreferenziale, farci ricordare che questa è stata la culla delle civiltà. Insomma, è molto facile che non si ponga l'attenzione su quello che invece è per un'organizzazione come la nostra il senso attuale e concreto di lavorare in quest'area geografica, ovvero la possibilità di cooperare in modo diretto e attivo con partners e attori che condividono molti dei nostri problemi e delle nostre sfide. In un contesto sicuramente diversamente articolato, ma comunque a noi collegato per motivi storici, economici, culturali, politici, sociali, molto più di quanto si sia abituati a pensare. Superate però le visioni orientaliste o i pregiudizi xenofobi, si ritrova una realtà che permette lo scambio con società e comunità vive e innovative, che si interrogano su come affrontare problemi legati a una sperequazione delle risorse, ad una gestione non trasparente della cosa pubblica, ad una confusione fra potere formale e interesse privato, a logiche talvolta mafiose, a cui interessa distogliere l'attenzione focalizzando lo sguardo dell'opinione pubblica su quello che è un falso nemico e a volte a portare fino alle estreme conseguenze, questa distorsione, a portare fino al conflitto aperto. Le differenze culturali, invece, per noi diventano stimolo e risorsa per elaborare assieme idee e risposte a problemi simili, a volte con radici profondamente comuni. E non diventano spauracchi da brandire sui social per mascherare una pigra ignoranza. Essere in Medio Oriente e lavorare con e per le società civili per la promozione di una comune crescita socio-economica significa lavorare per promuovere valori condivisi di civiltà e coesione, mescolati alla diversità culturale, per un futuro che parli di cooperazione e di condivisione, che è poi l'unico che sia sostenibile.